Perché sono qua io oggi? Wow, prima di tutto quanto siete belli. Visto che la dottoressa ha chiuso con apprendimento d'emozione, io mi sento proprio di dire che sono un po' emozionata. Contenta di essere qui, di essere stata invitata a gestire questa porzione della mattinata. Perché? Perché Cinzia Xodo. Primo perché il mio cognome la dice lunga, mi chiamo Xodo e quindi tendo ad andare al sodo. E quindi hanno detto, bene, chiamiamo lei così tira le fila di questa parte. Secondo perché da 5 anni ho portato a Bergamo un format, il format americano TED, Technology, Entertainment and Design, che magari molti di voi anche a lezione utilizzano. Quanti di voi conoscono TED.com, i brevi video, li utilizzano a lezione? Vedo anche qualcuno che ha tenuto qualche TEDx vagamente. Bene, piattaforma che non è nata come piattaforma perché quando è stata creata nel 2006 ed è stata data la possibilità di condividere i contenuti che venivano condivisi nella conferenza di 5 giorni in America, per i primi 20 anni nessuno ne sapeva nulla. Chi era alla conferenza aveva accesso ai contenuti, chi non era lì. Niente da fare. Conferenza nata per creare contaminazioni. Sir Richard Wurman che cosa aveva visto? Aveva visto che non si può correre in parallelo, ognuno esclusivamente nel proprio settore. E allora ebbe questa idea molto lungimirante nel 1984. Pensate in quell'anno, telefonavamo ancora con la rondellina, se viaggiavamo non avevamo il cellulare, giusto? Arrivavamo a destinazione e avvisavamo, mamma sono arrivata con la tesserina con i minuti scalati. Bene, in quell'epoca qualcuno ha avuto la prima grande idea. Io voglio creare una conferenza in cui le persone del settore della tecnologia, dell'intrattenimento e del design si incontrino per trovare nuove contaminazioni. E da lì oggi noi conosciamo la Pixar. Quasi tutto quello che viviamo oggi nel mondo della tecnologia è nato da questa contaminazione, perché le menti migliori venivano portate lì. E allora facciamo un salto nel tempo. Nel 2013 abbiamo detto, perché non proviamo a creare questo momento di contaminazione anche a Bergamo? E così ogni anno, dal 2014, io, assieme ad un gruppo di volontari, ci siamo presi la briga di recuperare 11-12 idee di settori diversi e portarle per un giorno tutti sullo stesso palco, ma con un tempo limitato a disposizione. 12-15 minuti. Hai un'idea, una possibilità di condividere questa tua idea con gli altri. Ed oggi, perché sono qui? In primis perché di lavoro sono anche docente e trainer, ma anche perché sono nel team organizzativo in questo momento del TEDxYouth Roma. .org. Vi invito ad andare a vedere questo splendido sito, è il primo progetto pilota nazionale in cui in 8 organizer di 8 città differenti stiamo collaborando per portare le 11 migliori idee nate da studenti, anche non italiani, ma sul territorio italiano, che abbiano una fascia di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Qual è la nostra idea? Far nascere, far comprendere che non è solo una questione di diventare influencer e sfruttare i video, invece come qualcosa di utile per interrogarsi, per utilizzare senso critico, per approfondire la notizia. Tutte competenze che abbiamo detto e abbiamo sentito anche stamattina che sono fondamentali, sono alla base del digitale, perché digitale porta la parola digit. Avete presente i primi pulsanti delle tastiere? Ma noi oggi non siamo qui per parlare di questo. Non siamo qui per parlare di software e di hardware, ma siamo qui per capire che c'è un incontro fra software, hardware, utilizzo del tempo, vedremo anche la dottoressa Lucangeli, le emozioni, i big data, e quindi torniamo ai numeri, e poi ancora gli aspetti cognitivi e gli aspetti della salute mentale e fisica con il dottor Burgio. A questo punto io chiudo e chiamo al mio fianco, avrò al mio fianco anche un aiutante, Alessandro Longo, che al termine di ogni intervento effettuerà alcune brevi domande. Quindi chiamo per questa sessione Educare al Digitale i professori Francesco Sacco e Ferdinando Pennarola, che ci illustreranno un interessantissimo intervento che parte dal loro settore, perché loro lavorano entrambi in SDA a Bocconi, all'MBA, al Master in Business Administration, quindi hanno competenze molto specifiche legate ai mercati, ma oggi condividono con noi come si possono utilizzare i big data anche nell'ambito dell'istruzione, quindi al vostro servizio questo grande strumento. Prego.